La casa, la più bella del mondo. È un viaggio. Possedere perché. Certo che qui è proprio zona periferica. Chiaramente per andare a lavorare devo avere la macchina, non è che è collegata benissimo, no, poi c'è il traffico, quindi è tutto quanto così. Quindi c'è il contro che è questo. Insomma, abbiamo capito che ci sono case della stessa categoria in centro e in qui siamo zona Pigneto. Al centro la stessa catalogazione del catasto ha un valore simile a questo, però ci vengono chieste delle cifre esorbitanti. Milionarie. Milionarie. Permesso, buonasera. Questo insomma che prezzo farebbe? 2,90. Questa che categoria è? A2. A2. Quant'è la rendita catastale? 1,200 era. 1,260 mi hanno detto, sì. Mi faceva proprio strano il fatto che qui il valore catastale è 300.000 e voi la vendete a 290. Sì. E in centro ci sono case che vengono valutate magari 400.000 e vendute a 2 milioni di euro. No, ma è normale, il valore catastale è il valore di mercato, sono due cose comprate. Cioè, quei signori potrebbero pure venderla questa a 1 milione di euro. Chi se la compra? Che ne pensi di questo giro? Devo dire, questa è la realtà di tutti i giorni in una città. Però pensa che come seconda casa, se comprassi questa al Pigneto o quella in centro, l'IMU sarebbe più o meno uguale. E questa è un'altra oscenità. L'IMU è pressoché uguale. Ma andate la pianza a goccia, andate.